Bella a tutti ragazzi, qua Morti che parla. Come possiamo vedere da queste immagini, non carico un video da tipo 2 settimane, perché comunque sia gli ultimi erano quelli su Destiny che avevo messo appunto 2 settimane fa. E il perché è semplice, perché il mio game capture attualmente è, non possiamo dirlo fuori uso, ma è abbastanza distante dal nuovo computer, perché ho comprato un Mac e stanno tipo a 3-4 metri e mi sta arrivando un cavo USB di prolunga di 5 metri, quindi finché non arriva ho pensato di portare un nuovo video su FIFA Ultimate Team e di mostrarvi la mia nuova squadra che ho fatto con 15.000 crediti, la chiamiamo King of Nigeria. E andiamo subito a vederla, visto che appunto, come ho detto, tocca andare sul web perché non posso fare il video attualmente sulla console. Eccola qua, questa squadra l'ho fatta con 15.000 crediti, la trovate in diversi vari video a 20.000, ma i prezzi sono, diciamo, scesi, o meglio, potete farla cercando bene qualche giocatore, ad esempio non puntate subito, parte dipende se volete tenervi bassi oppure no, c'è chi riesce comunque sia a tenere i soldi e quindi li spende tutti. Comunque sia, l'unico giocatore per il quale la nostra intesa 93 è appunto Uche. Il perché è perché lui è un ATT e lo troviamo sul centrocampista offensivo, e questa mossa l'ho vista fare da diversi giocatori. Troverete molti argentini, ma vi faccio vedere ad esempio un difensore centrale con 76 di velocità e 77 di fisico, non è facile da trovare l'argento. Un bronzo, che 77 fisico e 77 di velocità per essere un bronzo, pagato pochissimo, direi che può andare bene. I giocatori, vabbè, sono tutti dell'ex squadra. Partiamo dal portiere, vediamo, il portiere l'ho pagato davvero poco, mi pare, se non sbaglio, 700 crediti, che ha comunque sia un riflessi 90, che è quello che risalta su tutte le altre caratteristiche. Poi abbiamo, vediamo appunto, i nostri tre difensori centrali, tutti e tre argenti, che comunque sono quasi molto simili, perché abbiamo un 74 di velocità e un 76 di fisico, che è quelli che io guardo principalmente rispetto agli altri, e la difesa ovviamente, visto che sono i tre difensori che devono cercare di mantenerci in vita. Poi abbiamo l'altro che è molto simile, visto che ha solo inferiore il dribbling, e l'ultimo che è molto simile, 73 di velocità, 77 di fisico, quindi tutti più o meno con 77 di fisico. Passiamo ai due centrali di centrocampo, dove abbiamo Miguel, che appunto è il giocatore del Chelsea, che non è fortissimo, però l'ho pagato davvero poco questo giocatore, ad esempio ora se riesco l'ho pagato 850 crediti, e comunque sia 88 di fisico, che a centrocampo fa molto comodo. Poi abbiamo l'altro che è molto simile ai difensori, un esterno sinistro che ha 92 di velocità, argento, questo pure non l'ho pagato tantissimo, mi pare sui 2000, no, 1007. E l'esterno destro con 84 di velocità, e vabbè, questo non è il massimo, ma pure questo l'ho pagato, mi ricordo, davvero poco, 400, cioè proprio quasi niente. Il trio davanti è quello che ho pagato un po' di tutti. Passiamo da quello che davvero ho pagato più di tutti gli 11 giocatori, con 88 di velocità, 83 di fisico, 80 di tiro e un 76 di dribbling, che non fa mai male. Poi passiamo all'ATT COC, tra virgolette, perché dovrò trovare un modo per far avere l'intesa a 100, con 86 di velocità, 80 di dribbling e 74 di fisico, questo ho pagato meno dell'altro, infatti l'ho pagato solo 1000. E l'ultimo, ovvero Martins, con 93 di velocità per un ATT è davvero tantissimo, e comunque sia un 74 di tiro, un 76 di dribbling, che non fa mai male anche per lui. Vi consiglio, visto che sto per sfornare la mia nuova squadra ex Milan, in cui inizierò a fare una serie, che per adesso è questa, devo ancora finirla, di comprarvi Odomadi. Perché comprare Odomadi? Perché se voi avete questa squadra, Odomadi, per chi non lo sapesse, è un ES ed è nigeriano, con 93 di velocità e altre statistiche, caratteristiche, quello che è importanti, che lo pagate soltanto 2003, mi pare, 2004, per un giocatore comunque sia che davvero fa i numeri. Io lo prenderò perché comunque sia mi fa comodo sia per questa che per l'altra squadra, visto che è un ex Milan. Detto ciò, niente, sto aspettando che mi vendano a questi qua,
automatico, lo sto vendendo perché esiste sia ES che AS, l'ho preso sbagliando, AS, ecco appunto, vede 94 di velocità. E quindi niente, inizierò a fare questa serie sui giocatori ex Milan. Io ho qualche nome, se voi volete consigliarmene altri scrivetemelo qua sotto. Per adesso questa è, qui c'è Andrea Boateng e qua Socrates, e qui non esiste Pato su FIFA 15, non so perché. Ci vediamo nel prossimo video, spero il prima possibile. Qua da Morti, bella per tutti, ciao!